Quindi io vi ho pubblicato due documenti, uno si intitola versione base del sito Quark, che non è altro che esattamente lo stesso documento in cui presentavamo il sito, in cui ho fatto chiarezza su quelle che sono le funzionalità implementate nella versione base. Quindi ciò che vi troverete tra pochissimi giorni, no? Pronti da scaricare, oppure ciò che potete tranquillamente implementarvi da soli, non è che di fatto corrisponde al risultato dell'esercitazione di ieri più due o tre funzionalità che mancavano ma che non sono complicate. Utenti, ho provato a sottolineare, diciamo, i punti, proprio le funzionalità che ci saranno. Gli utenti si possono registrare, possono collegarsi al sito mediante la funzionalità di login e ovviamente logout. La registrazione manca adesso, ci aggiungiamo, ma è uguale a quella che abbiamo fatto negli esercizi, quindi non è complessa. Ciascun utente può porre un numero limitato di domande, questo c'è già. Ciascun altro utente può proporre una risposta a tale domande, semplicemente un form che aggiunge la risposta che manca, e questo lo aggiungeremo. Tutti gli utenti potranno visionare e ricercare insieme le domande e le risposte. Visionare e ricercare. Allora, visionare vuol dire, la prima frase è molto generica, potranno visionare e ricercare. Poi il resto di questo paragrafo spiega bene cosa abbiamo implementato lì. La visualizzazione, quindi visionare, di default, mostra le ultime domande poste, che è di fatto la pagina che abbiamo già, le ultime 10. La ricerca, nella prima versione diceva la ricerca può essere fatta secondo tanti criteri, qua c'è scritto ricerca, può avvenire per categoria. Quindi io posso andare nella visualizzazione di default e vedo le ultime 10 domande, punto e basta, oppure scegliere una categoria e mi fa vedere in ordine cronologico le ultime domande che appartengono a quella categoria. Quindi questa è anche un'altra cosa relativamente minore, vedete, abbiamo semplicemente completato i puntini che mancavano nella forma minimale. Non c'è nulla sui commenti, che nella versione base la funzionalità di commenti non ci sarà, quella è la più complicata, cioè nel database c'è, è pronta, no, ma poi nell'implementazione non la mettiamo, magari farà parte di qualche tesina futura, ma non ci sarà come versione base. L'autore della domanda potrà identificare la risposta scelta, quella sì, no? Che è una funzionalità peculiare di questo sito, è quello che chi fa la domanda può dire ok, tu mi hai dato la risposta giusta. E poi un'altra semplificazione che abbiamo fatto rispetto alla presentazione del sito che avevamo discusso insieme tempo fa è sulla modifica. Nella presentazione del sito c'era scritto ma le domande e le risposte possono essere editate in un secondo momento dagli stessi autori. E qui abbiamo preso una variante abbastanza drastica dell'editing, cioè le posso cancellare. Ho fatto una domanda e poi dopo mi accorgo che era una domanda scema, la posso cancellare. Ho dato una risposta e mi accorgo che non era adeguata, la posso cancellare. Quindi modificare di fatto vuol dire cancella quella vecchia e inserisci in una nuova. Poi, se volete invece fare più i fini, dire no, ma io ti permetto anche di modificarla, per carità, no. Un po' come quell'esercizio della lista della spesa, aggiungi, modifica, elimina, le funzionalità base sono quelle. Però qua abbiamo voluto limitare il numero di pagine che c'erano per non creare troppo pasticcio. Non sono difficili da implementare nessuna di queste cose. E basta, no? Quindi queste qui, rispetto alla versione di ieri, no, la versione che pubblicheremo tra qualche giorno avrà le risposte alle domande, la ricerca per categoria, la registrazione di un nuovo utente per forza e la cancellazione e la scelta della risposta. Queste 5 funzionalità che sono 5 paginette o 5 controllerini molto molto semplici. E questo è il punto di partenza per tutte le tesine. In particolare al 1° marzo vedremo questa tesina che ho chiamato febbraio, perché la fate in febbraio, che ha come tema la votazione delle risposte. Allora, Stack Exchange è un sistema di votazione abbastanza complicato in cui poi c'è la freccia in su, la freccia in giù per ciascuna domanda, per ciascuna risposta, e per poter votare devi avere un certo punteggio te stesso, quindi non puoi votare a caso, non puoi far spamming. Ma qui, come sempre, abbiamo tagliato. Ricordiamoci anche lo scopo principale della tesina, che è quello di andare a farvi lavorare nelle parti nel quale nel compito scritto non abbiamo fatto nulla, tutte quelle parti di front-end, la parte di JavaScript, eccetera. Allora, tutte le tesine cominciano sempre con questi tre punti. Questa è quella di giugno, quella di settembre, quindi in realtà fatta una volta, basta che uno le faccia,
vada bene, la faccia bene e possono essere condivise da tutti per tutti gli appelli. Correggere eventuali, e questo lo mettiamo sempre per come paracadute, può benissimo darci che la versione che rilasciamo abbia degli errori, abbia dei bachi, no? Quindi quando li troviamo, li identifichiamo, o se sono cose gravi li correggiamo, se no faremo un documentino che si chiama errori noti, che per adesso non ci sono, presenti sul sito, quindi magari ci sono piccoli errorini che decidiamo di lasciare a voi correggere, ma noi segnaliamo già quali sono quando ce ne accorgiamo. Tipicamente quando ce le segnalate voi, ho cominciato a fare la tesina, questo non mi funziona. Ah già, può capitare. Poi aggiungere a tutti i form la funzione di validazione del lato client dei dati immessi. Tutti i form in realtà vuol dire inserimento domande, inserimento risposte, perché poi altri, oltre a quello di registrazione dell'utente, ma non ce ne sono. Però no, non permettere di inviarlo se non ci sono dati, sono validazioni molto semplici tra l'altro. Se andate a prendere quello che avete fatto ieri in laboratorio, basta replicarlo. E personalizzare l'aspetto grafico mediante opportuni CSS, no? Quindi se volete anche un pochino divertirvi nelle pause di implementazione, dategli un colore. Adesso è predisposto per i CSS, ma i CSS di fatto non ci sono. Adesso magari ne trovo uno base che dia un minimo di layout, ma per il resto lascio fare a voi. Senza fare follie grafiche, semplicemente dargli un foglio di stile. E questi sono uguali sempre, quindi fatto una volta, se uno lo fa per la tesina di febbraio, poi non ce la fa in tempo fino alla tesina, sapete che quei tre punti lì saranno identici a giugno, saranno identici a settembre. Scusate, a settembre. Perché a giugno non avete l'appello se non solo per laureandi. E ricordatevi di chiederlo solo in segreteria, perché sennò... credo che quasi tutti voi possano rientrare nella categoria. Beh, veniamo ai punti specifici per l'appello di febbraio 2012, cioè il 1° marzo. Aggiungere un sistema di votazione per le risposte fornite a ciascuna domanda, questo è il titolo. Ogni risposta poi spiega cosa intendiamo e fino a che punto spingerci. Ogni risposta può essere votata da un utente registrato, votata una sola volta, o sì o no, mi piace o non mi piace, e l'utente che vota deve essere diverso dall'utente che ha scritto la risposta, cioè non posso autovotarmi. Il voto assegnato può anche essere rimosso in seguito, cioè quando ho una risposta che ho votato, poi mi accorgo che sono altre risposte più furbe, e dico no, quella lì la tolgo e voto quell'altra. Posso votare, io sono, non sono quello che ha fatto la domanda, sono qualunque visitatore del sito, quindi posso votare una, due, cinque risposte, quelle che mi piacciono, a qualunque domanda, purché non voti le mie cose. Poi è diverso, separato dalla funzionalità che ha chi l'autore della domanda di dire non solamente votare le risposte, può farlo, ma scegliere quella ideale, che è una cosa separata. I voti delle risposte e la risposta scelta sono due cose separate. E qui ho messo un suggerimento, proprio immaginarmi come poteva essere fatta questa cosa, affiancare a ciascuna risposta un bottone vota o un mi piace, che i due stati può essere selezionato o non selezionato, e se non hai votato lo clicchi, stai votando e lui diventa selezionato, se è già selezionato ci clicchi sopra, lui si toglie, si deseleziona, cambia colore, tutte queste cose che si vedono sui siti. L'operazione di aggiungere o rimuovere un voto deve essere implementata in modo asincrono, senza ricaricare l'intera pagina, quindi quando clicco voto devo farlo in Ajax, essenzialmente, no? Non devo... clicca su voto, ricarica tutto, no, semplicemente devo modificare quel bottone lì e aggiornare ovviamente il database tenendo conto che c'è un voto nuovo. Ovviamente questi voti nel database attuale non ci sono, non ci sono le tabelle in cui memorizzarle, quindi dovete farlo voi, no? Aggiungere i pezzi che servono al database per poter memorizzare questi dati. Ogni risposta visualizzata è affiancata da un numero intero che rappresenta il numero di voti che tale risposta ha ricevuto. Modo lungo per dire questa risposta ha 3 voti, quest'altra ne ha 2, quest'altra ne ha 8. E poi se io voto, chiaramente quel numero lì si incrementa, se tolgo un voto che avevo dato in precedenza, quel numero si decrementa. Quindi di fatto conta il numero di persone, di utenti diversi che ha votato quella domanda. Questo numero deve essere sempre aggiornato a seguito di nuovi voti aggiunti e rimossi, quindi devo aggiornarlo in tempo reale, mentre voto non devo aspettare che si ricarichi la pagina. Le risposte, e poi ci sono gli ultimi due punti che sono quelli un pochino più difficili. Fino a qua è tutto relativamente
banale. Le risposte dovranno essere visualizzate in ordine decrescente di voti. Beh, prima quelle che hanno più voti, poi le altre. E fin qui è facile, cioè serve quando lo genera, fa order by. Ma quando il punteggio di una risposta varia, l'ordine delle risposte dovrà tenere conto di nuovi punteggi. Se tu hai una risposta che valeva 2, fai vota, questa adesso vale 3, e magari valendo 3 deve passare avanti a quella che aveva precedentemente. E questo deve essere fatto sempre senza ricaricare la pagina, perché l'operazione di voto non deve rinfrescare la pagina. Quindi è un'operazione asincrona. Poi a me vengono in mente almeno due modi di farla. Uno è spostare il div, riordinare il div avanti e indietro in JavaScript. Tanto non è che devo riordinare tutta la lista, ho quello lì, solo quello che ho modificato, che devo spostarlo o più su o più giù. Quindi spostare i div manipolando il DOM, oppure chiedere al server, senti per favore rifammi la lista aggiornata delle risposte, tutta. Non rinfresco l'intera pagina, rinfresco almeno quel div che contiene l'elenco delle risposte, oppure mandami l'ordine, insomma. Però potrebbe essere una cosa più chirurgica, il div, sposto solamente il div che deve essere spostato, oppure un pochino più draconiana, ok, rifacciamo questo pezzo di pagina da zero, facciamoci aiutare dal server, che ha più facilità a ordinare le risposte perché ha il database sotto, io in JavaScript non ce l'ho il database. Però questo sta a voi, scegliere. L'importante è che quando uno mette e toglie dei voti, l'ordine delle domande ne tenga conto. E poi l'altro, che in alcuni modi in realtà sembra una cosa completamente diversa, ma alla fine somiglia molto, che all'inizio dell'elenco delle risposte, quindi c'è la domanda, poi tutte le risposte una sotto l'altra, prima dell'elenco mettiamo un bottoncino, chiamatelo aggiorno oppure refresh, che aggiorni l'elenco delle risposte. Che cosa serve un bottone di aggiornamento? Non si aggiornano già da sole? No, si aggiornano in base ai voti che do io. Do un voto, lo tolgo e lui aggiorna i numeri. Ma magari c'è un altro utente collegato al sito che sta dando dei voti, li sta togliendo o sta aggiungendo una risposta a questa domanda. Allora, la mia pagina non può saperlo, non può sapere che altri stanno modificando il database. No? Allora c'è bisogno del bottone aggiorna, o sono due modi, o uno lo fa in polling, no? Una volta ogni 30 secondi va a chiedere al server se c'è qualcosa di nuovo, però non lo facciamo, c'è una cosa più semplice, tanto alla fine è la stessa cosa. Si tratta di agganciarsi o a un evento esplicito oppure a un evento di un timer. In questo caso agganciamoci un bottone, così è più facile fare debugging, perché così lo facciamo quando vogliamo noi, in cui quando faccio aggiorna chiedo al server, senti, qual è la situazione aggiornata delle risposte a questa domanda, e quindi devo, se nel frattempo qualcun altro ha aggiunto una risposta, devo infilarla, probabilmente in fondo perché non avrà dei voti, ma la posizione dipende ovviamente dal numero di voti. Se altri hanno aggiunto o tolto voti, può darsi che debbano riordinare alcuni blocchi. Poi di nuovo qua l'implementazione può essere: vado a chiedere al server le differenze e poi sulla base di queste differenze prendo, sposto, aggiungo, oppure butto via tutto e chiedo al server, senti, ridammi il div completo e lo ridisegno. Sono anche lì, probabilmente questa seconda è meno efficiente ma è più veloce da implementare per voi. Dimmi. C'è questo. Allora, poi leggetevi due pagine che sono due pagine di minacce che dicono quali sono i vincoli, i criteri, eccetera, di correzione. Ma i criteri di correzione poi sono riassunti da questa griglia qua. Sono 12 punti per la tesina, di cui 4 per la parte comune, che si ripete sempre, e 8 per la parte specifica di appello. Quindi pressione del bug sito, JavaScript per la validazione di form, 3 punti, fogli stile 1 punto. Per quello dicevo, non andate a impazzire con la grafica, se divertite è un conto, ma conta 1 punto alla fine. E poi a queste varie funzionalità ci sono questi punteggi. No, qui c'è la funzionalità di dare i voti, 3 punti. L'ordinamento delle risposte, partire con l'ordinamento giusto e poi aggiornare direttamente 2 punti, e la rigenerazione dell'elenco su 3 punti. Io ho provato a mettere i punti delle varie cose che devono essere fatte, ma no. Dopodiché il punteggio della tesina è dato dalla somma dei punti, quindi noi vediamo il sito insieme a voi, lo
apriamo il codice, ci facciamo spiegare come l'avete fatto, ci facciamo spiegare come funziona e tiriamo fuori due numeri. Il primo numero è la somma dei punteggi delle varie singole parti. Il secondo numero è conoscenza del codice del sito web della tesina, no? Che è un fattore che va da 0 a 100, dove 0 significa me l'ha passato il mio compagno un secondo fa, non ho anche ancora aperto, no? Che succede, è successo. E 100 vuol dire l'ho fatto io tutto da solo, oppure l'abbiamo fatto insieme, qualunque riga di codice tu mi dica, io la conosco, so che cosa fa, so perché l'ho scritta, so qual è il suo ruolo, no? Che dovrebbe essere la cosa normale. Quindi non, noi vi diamo già una versione del sito che fa già l'80% di ciò che serve, potete lavorare insieme, potete passare il codice, non c'è nulla, non ho nulla in contrario e non c'è nessuna regola che lo impedisce, però all'esame dovete sapere tutto, sia il codice che abbiamo scritto noi, che il codice che avete fatto insieme, sia quello che va passato l'amico, che quello che avete trovato su Google, quello che volete. Dimmi. Sì, perché no? Allora, qui come vedete non c'è scritto come deve essere fatto il codice, quali classi dovete fare. Qui parla di funzionalità. Dovete raggiungere quelle funzionalità lì. Come lo fate? Siete liberi. Chiaro che i commenti, sì, è bene che ci siano, sicuramente, ma è un problema vostro, no? Ho capito cosa vuol dire. Sì, 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 tu mi dici, il mio amico magari me lo regala il codice, ma se gli do 50 euro me lo commenta bene, così che andrà. Non è facile così, no? Perché le domande che facciamo noi, qui ci sono alcuni esempi, non sono data questa riga di codice che cosa fa, ma è se io clicco su questo bottone, cosa succede? Allora vuol dire che magari è un bottone che ha una cosa asincrona, andiamo a vedere, questo qua genera un evento, dov'è l'event handler, quello, chi fa una chiamata asincrona, dov'è, dove è scritta, cosa fa, che parametri riceve e così via. No? Cosa c'è nel response text? Che poi non è semplicemente, se uno l'ha fatto non c'è nulla di particolare, solo essere in grado di spiegare come funziona il sito. Chiaro che non facciamo una domanda del tipo dimmi a che linea di codice è la query al database, no, ovviamente no. Oppure cose del tipo, ma se io volessi modificare, fare in modo che, non so, il punteggio possa dare voti più di una volta, cosa dovrei modificare? Chiaro che modificare tante cose a partire dal database, però sono ragionamenti che si fanno insieme. Se uno ha fatto questo dovrebbero essere. Sono mirati appunto a conoscere, a indagare la conoscenza del vostro codice. Questo è per febbraio. Ecco, ho messo l'avviso sul sito. Che dice, allora, il laboratorio è confermato. Pubblicata la specifica tesina per la sessione di febbraio. La votazione in laboratorio si terrà giovedì 1 marzo 2012 alle ore 10 in quest'aula. In quest'aula vuol dire, tra l'altro, che la votazione della tesina la facciamo sui PC del laboratorio. Okay? Non vale arrivare col vostro PC. Cioè, fate quello che volete, ma la tesina la guardiamo su questi PC, perché parte integrante del lavoro di tesina è essere capace a prendere un'applicazione e spostarla da una macchina all'altra e rifarla funzionare. Okay? Per cui noi iniziamo la votazione alle 10, ma il laboratorio sarà aperto dalle 9 per permettere di caricare il lavoro sulle macchine. Poi tenete presente che possono essere sempre gli intoppi dell'ultimo momento, quindi non sottostimate il tempo che serve per fare il porting dal mio PC a quello del laboratorio. Invece se non l'avete mai fatto prima, per la prima volta, no? Magari fate una volta la prova di come si fa il progetto, lo esporti, lo importi dall'altra parte, il database, fai un dump, lo ricarichi e sei pronto. Non è che ci voglia, però se uno non l'ha mai fatto prima, arriva sul momento, ah, ma Tomcat il password di root del database e si perdono poi. Sono successe persone che dopo 2 ore non sono ancora riuscite a caricare la cosa. Quindi vediamo 1 ora di tempo, arrivate per tempo prima e caricate sulle macchine del laboratorio. Potete anche caricare il giorno prima, per quanto mi riguarda, se nella notte non cancellano tutto. Ok?
Ricordo ancora l'ultima cosa, perché magari alcuni hanno ancora un dubbio, la tesina e il compito scritto si possono dare anche separati. Prima uno o poi l'altro o viceversa, basta che ci sia al massimo un anno di differenza tra l'uno e l'altro. Ok? Quindi scegliete voi cosa fare. E l'ultima cosa, per quelli che hanno la necessità di chiudere la laurea, l'esame registrato entro il 2 marzo, lo facciamo, non ci sono problemi, no? Quindi, posto che ovviamente superiate lo scritto e la tesina, il giorno stesso chiudiamo i verbali, il 2 mattina vi porto in segreteria e quindi voi potete farvi le vostre domande di laurea al 2. Ok, c'è una pausa, poi affrontiamo l'altro esercizio.